Buongiorno a tutti, sono Loredana, la mamma di Alessandro, 23 anni, un ragazzo con diagnosi di autismo non verbale. La nostra vita è fatta di tantissimi sacrifici, come tutte le famiglie che vivono questa disabilità, una disabilità gravissima che non ti lascia più vivere una vita sociale, oppure semplicemente una vita fatta di piccole cose, una vita continua di rinunce, in particolar modo in questo periodo. Credevo di aver vissuto dei periodi brutti, ma questo è stato il periodo più brutto della mia vita, veramente, ma penso un po' per tutti, ma soprattutto per noi, perché lui frequenta un centro dove è accolto bene, dove si è inserito bene, con un lavoro dietro in mano, e a un certo punto tutto questo, gli aiuti si sono, sì, dopo 2 settimane qualcosa per fortuna da parte degli educatori si è mosso, però tutto online, tutto in remoto, quindi vuol dire che la mamma, la famiglia deve preparare tutto. Parto la mattina dalle 9 e arrivo a sera che praticamente siamo cotti, due genitori cotti, soprattutto io, perché io faccio la parte educativa, faccio la parte della moglie, faccio la parte del medico. Veramente penso che forse la forza ti viene proprio dal grande amore che hai per i tuoi figli, per tuo figlio, dalla paura che peggiori, dalla paura, allora ti metti in gioco, però credetemi, non è facile. Grazie per l'ascolto.